Ecco, questa è la cornice delle Gallerie d'Italia, perché poco fa è stato firmato il protocollo d'intesa, cioè l'intesa perché nasca il primo master in filosofia del cibo e del vino. Qualcosa di nuovo che l'Università San Raffaele con l'Intesa San Paolo e con la presenza delle grandi firme del vino italiano, tra cui Arnaldo Caprai con la sua produzione, assaggiato prima a Sagrantino, è pazzesco. Ecco. La domanda è una meteora nel cielo questa iniziativa, o può essere invece l'inizio di una sensibilizzazione diversa, di un contesto e di un panorama diverso? No, non è una meteora nel cielo, perché sono tante le iniziative che vanno in questa direzione. Pensiamo anche all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, pensiamo al Master dello IULM, pensiamo al Master della Bologna Business School sul food and wine. Quindi di iniziative in questo senso ce ne sono sempre di più, perché il vino è un settore che cresce, è un settore che permette alla nostra agricoltura di competere con i paesi più importanti del mondo, con la Francia in primis, ma anche con tutti i paesi emergenti che in questo settore vogliono venire fuori, vogliono portare fuori le loro produzioni. Quindi il vino italiano per troppi anni ha scontato di essere rimasto un prodotto troppo agricolo, non deve perdere le sue radici, ma proprio per questo bisogna anche imparare a raccontarlo attraverso la chiave culturale, attraverso la storia, attraverso la filosofia, attraverso tutto quello che è questo grande prodotto nell'immaginario dei consumatori e che può essere nell'immaginario dei nuovi consumatori. Ecco, quindi forse per conquistare nuovi mercati internazionali il connubio vino e cultura può essere davvero vincente. Certamente, anche perché oggi i nuovi consumatori sono in cerca non tanto di prodotti ma di experience. Questo master copre questa necessità. L'experience è quella parte che il consumatore vuole fare attraverso anche il bere, il mangiare, cose particolari, di arricchirsi. E non arricchirsi soltanto di un prodotto perché è buono, ma anche perché è un prodotto che porta in sé tutta una serie di valori che lo legano al territorio, alla cultura, alla tradizione, alla capacità dell'uomo di produrre cose eccezionali trasformando dei prodotti agricoli. Dal punto di vista istituzionale, qui oggi abbiamo incontrato una banca che crede in questo progetto, che è Banca Intesa, che ha garantito alcune cose, ha dato anche dei meccanismi di credito per gli studenti, insomma fa una serie di operazioni. Dal punto di vista istituzionale invece, che cosa ancora manca? Davvero quel fare sistema che tanto si dice, sono 20 anni che si dice mai si fa, o c'è qualcosa di più concreto che si può fare da domani mattina? Ma intanto è meritorio che una banca come Banca Intesa entri in un'azione di questo genere, ma non solo questo che sta facendo Banca Intesa, che offre agli studenti la possibilità di partecipare con una quantità di denaro molto ridotta, ma è meritorio anche che, come nel nostro caso, le aziende iniziano ad associarsi, a creare delle reti, ad aggregarsi, mentre nel resto del mondo ci si aggrega acquistando le aziende. In Italia, dove è un pochettino più difficile, ci si aggrega in questa maniera, secondo me intelligente, moderna, dove 7 famiglie del vino italiano si mettono insieme e fondano un'associazione, un'academy, con l'academy non solo cercano di proporre i loro vini attraverso un percorso culturale, ma partecipano ad attività sui mercati, creano qui c'è anche un po' da traino, no? Esatto. A tutti gli altri, perché voi siete dei grandi produttori, ma fate da traino a tanti piccoli e medi. In questa maniera riescono anche a competere con le aziende molto più grandi, certo, che sono fuori dall'Italia. Grazie, io mi auguro che questo master porti ancora di più il nostro sistema agroalimentare, vitivinicolo in particolare, all'attenzione del mondo, e le auguro buon lavoro. A presto. Grazie.